Che ne dici di accomodarti, Lingotto? Così mi rendi nervoso. Ai tuoi nervi servirebbe una masticata. Che ho fatto? Ogni secondo che passa, questo piano risulta più precario. La Madonna doveva restare con noi. Lei sa cosa sta facendo. Oh, credo. Quali orridi peccati ho compiuto per meritare tal patetica congerie? Si è... preso la mia stanza? Neanche un guaito da Cosmo. Groot sta provando. Dov'è Mister Parolaio? Egli controlla le stanze di Quill. È un'audace ostentazione di autorità. Non cominciare. Di solito direi che sono fatti suoi. Ma no, devi fare qualcosa, Quill. Cerca di non farlo arrabbiare più di quanto non lo sia già. Se sarà uno scontro all'ultimo sangue, rispetterò l'esito. Nel caso, le tue armi sono mie. Non scommetterei su Peter. L'ultima volta l'abbiamo affrontato in 5. Ha resistito a una delle mie smart bomb senza fare una piega. Lo abbiamo già affrontato? Aspetta, non te lo ricordi? Ricordo l'allenamento con la Madonna Celestiale in un piccolo villaggio, poi le gelide tenebre della promessa che mi divoravano l'anima fino al vostro arrivo. Se... Gamora, ti va bene se Mantis affronta la chiesa da sola? Non combatterà. Penserà all'evacuazione della gente. Potrebbero nascondersi nelle grotte. Quindi lascerà che la chiesa conquisti il suo pianeta? Mantis ti risponderebbe che le persone valgono più di un pianeta. Sa che la chiesa non fermerà la sua minaccia finché non salveremo Nicky. Nutri molta fiducia nella Madonna Celestiale. È una delle poche persone di cui mi fido. Davvero? Mi manda fuori di testa. Perché è più intelligente di te? E più gentile. Ehi, quel nomignolo mi fa rabbrividire. Non è pelo, ma pelliccia. Ed è molto abbondante. È bello riaverti tra noi, Drax. Credo che questa volta ci farà comodo il distruttore a pieno regime. Conta su di me, Peter Quill. Ho vissuto di persona la minaccia del Magus. Nessuno deve soffrire per le sue menzogne. Ti devo molto e hai la mia gratitudine. Sarà un onore combattere al tuo fianco con tutta la mia forza. È un bel po' di forza. Groot concorda con te, Palestrato. Pare che daremo un sacco di calci nelle chiappe alla chiesa. Speriamo che al nostro ospite piacciano i colpi sulle natiche. Ehi, Quill! Sembra che tu sia di ottimo umore. Ah, davvero? Ho appena avuto un'idea per potenziare i blaster. Non sto più nella pelle. Adesso che siamo tutti insieme, possiamo rilassarci. Voglio ringraziarti ufficialmente per ciò che hai fatto sulla Mantis. Quill, io... Ascolta, lo so che non ti piacciono le smancerie, ma... Dico sul serio. Ora che so tutto quello che ti hanno fatto passare, non solo mi fa ribollire il sangue, ma mi ha dato una prospettiva nuova. Dai, era solo una pozzanghera. Non so se avrei mai superato il trauma. Ehi, ci hai salvati tutti. È giusto che ti ringrazi. Il roditore vi ha salvati ed erano coinvolti gli scienziati? Ho molte domande da fare. Tienile da parte per la prossima volta che andiamo al bar. Sì, va bene, ti ho capito. Quando vuoi. Un signor potenziamento fresco fresco. Neanche tu riusciresti a spaccarlo. Hai appena... Hai chiuso lo sportello del frigo. Sì, a volte lo faccio. Credevo che la cosa desse fastidio solo a me. Non credo che Lingotto sia andato lì. Se lo stai cercando è nella tua cabina, Peter. Lo so, lo so. Ehi, è quella di Lamentis. Vuoi dire che è una pianta sacra? Groot, hai rubato una pianta sacra da Lamentis? Per fortuna abbiamo nascosto qui la roba di Rocket. Quel potenziamento ci ha davvero salvato con Capitan... come si chiama? Non c'è di che...
Ehi, Warlock. Su, apri. Sai, questa è la mia stanza. E quella viene dalla mia cassetta. Li hai composti tu, questi poemi? Quelli non sono poemi, è musica. Hard rock. Quella che si fa con le chitarre, il basso e la batteria. Scrittura semplicistica, similmente al loro scriba. Ok, qual è il problema? Cosa ho fatto per farti arrabbiare? La tua ignobile leadership ha permesso alla Madonna di fuggire. Serviva per il trasporto al regno telepatico. Mantis aveva le sue buone motivazioni. Troviamo Nikki e andiamocene, così poi potremo trovarla di nuovo. Le tue tenui tattiche si affidano troppo alla sorte. Puoi convincermi che tali misere misure condurranno al successo? Certo, assolutamente. Sagge parole, calme e misurate. Eppure dentro di me prolifera il dubbio. Il tuo contegno comporta un cambiamento rispetto alle mie volitive abitudini. Forse possiamo trovare un compromesso. Sì, un patto. Parteciperai a un patto di maggiore aggressione, garantendo gravitas alla tua gravida anima e trovando equilibrio sulle gelide onde del fato? Certo, sì. Tutto quello che serve. Dichiaralo. Giuro che sarò un bravo leader, che sarò più risoluto e che non lascerò che Mantis faccia come le pare. Sono parzialmente rassicurato. E tu invece, caro Mister Parolaio, come so che non cambierai idea rivedendo Raker? Perché tale sospetto? Voi due non eravate migliori amici? Siamo stati compagni per un'effimera stagione. E ho espresso testimonianza del suo incalcolabile dolore. Egli piange il figlio. Ecco il motivo di tutto questo casino. La chiesa, la matriarca. Perché lui rivuole suo figlio. È impossibile, vero? Il Magus non può. No. Non può. Quindi? Possiamo fidarci? Quando troveremo Raker, dovremo sconfiggerlo, ti è chiaro? Senza dubbio. Un aiuto arbitrario potrebbe portarmi provvista in camera? Vuole anche il servizio in camera. Serviti da solo, abbiamo un frigo pieno. Beh, non pienissimo. Allora, come sta? È frustrante. Come quando cercavo di parlare con Susan Harris al ballo della scuola. Non era l'umana che hai cercato di impressionare con lo yo-yo? Sì, e il risultato con l'ammantato è stato analogo. Cos'è uno yo-yo? E tu come te la passi, ragazzona? Ah, lascia perdere il tizio d'oro, è un idiota. Allora, Warlock. Non è male. Non so se fidarmi di qualcuno che guardando il grande unicorno abbia pensato «Questo giovane genera un'aura affidabile». Sa che il vero problema è il Magus. Raker è solo un fanatico influenzabile. Un fanatico con un bel arsenale. Spero che Peter Quill abbia convinto l'ospite a lottare con noi. A giudicare dal tono di voce sembrava più seccato che convinto. Chi? Quill o Lingotto? Sembravano seccati entrambi. Seccati o no, dobbiamo collaborare. Serve qualcuno abbastanza forte da tenere a bada Raker, se vogliamo un'occasione per arrivare a Nikki. Oh, non l'ha accesa. Peter Quill, non mi aspettavo di trovarti qui. Ehi, scusami. Io non volevo... Va tutto bene. Apprezzo sempre la tua compagnia. E... ti ringrazio per il dono. Oh, sì. Di nulla. Ho pensato che potresti accenderla in memoria della tua famiglia. Perché dovrebbe ricordarmi la mia famiglia? Ogni ricordo di loro mi è stato inciso nella carne. Tu...
cosa? Le mie cicatrici rosse. Sono il segno di ogni gesto e ogni traguardo importante raggiunto nella vita. Oh, credevo che servissero solo per essere fico. No, Peter Quill. Su Katat pratichiamo la scarificazione, per testimoniare, per ciò che ci rende degni di Ultat. Sono indispensabili per il giudizio nell'oltretomba. Quindi, i tuoi tatuaggi in realtà sono il racconto della tua vita inciso sulla tua pelle? Sì. Il processo è noto come Jil-Tara ed è molto doloroso. Richiede concentrazione e autocontrollo e nella vita di un katatiano accade spesso. Non ti offendere, Drax, ma a prima vista sembrano solo un mucchio di ghirigori. Forse a te. Per me sono i momenti più importanti della mia vita. Ogni linea è composta da un migliaio di cicatrici, ognuna incisa dal dente di una creatura Walnok. Che tipo di momenti registrate? Numero di uccisioni? Cose del genere? No, Peter Quill. La vita dei katatiani è solo una storia della vita. Traguardi principali ed eventi importanti. Come quando diventai un uomo. Che schifo. E quando Ovetta ha accettato la mia proposta di matrimonio. È il giorno del matrimonio vero e proprio. Poi quando Ovetta ha dato alla luce mia figlia Camaria. È il giorno in cui le ho perse entrambe. È chiaro perché le cicatrici. Sì. Un tempo credevo che il tentativo di vendetta fallito ci avesse destinati a Sardut. Ma ora, grazie a te e agli altri, ho compreso la verità. La vita senza sofferenza è priva di significato. Dunque, soltanto ipoteticamente, se tu morissi domani, che succederebbe? La mia Chotak. La mia essenza vitale raggiungerebbe le porte di Ultat. Lì sarei giudicato dai re e dalle regine di epoche lontane. Se mi giudicassero degno, le porte si aprirebbero. E se non fossi, diciamo, degno? Le porte non si aprirebbero. E mi getterebbero a Sardut, dove cesserei di esistere. Ok. Immagino sia tremendo. Ma come fanno i re e le regine a sapere se sei degno? Leggendo le cicatrici che raccontano la mia vita. Così potranno giudicare se sono degno. Alcuni trovano un senso nel commercio, altri nella famiglia. Altri ancora percorrendo la via del guerriero. Tutti motivi validi per arrivare a Ultat. Ecco come. Che succede se uno non ha una storia? Ah! Uno come te? Sì. Giusto, che succede a quelli come me? Finisco gettato immediatamente a Sardut. No, Peter Quill. La tua storia è raccontata da chi ti ha conosciuto in vita. Oh, ok. Allora potrei essere nei guai. Ne dubito. Ho visto la dedizione alla bambina e alla donna Cree. E verso la squadra. E ciò che hai fatto per me è la dimostrazione che sei degno. Oh, grazie. Se qualcuno merita felicità nell'oltretomba, sei tu. Aggiungerai altri tatuaggi a quelli che hai? Sì. Magari un bel logo dei Guardiani della Galassia? Può darsi. Per me può andare. Ma certo che sì! Sono l'affascinante leader dei Guardiani della Galassia. Oh, Gamora! Stavo solo cercando... Sta tranquillo. Non voglio ucciderti. Non oggi. Ok, bene. Io, in realtà, non ho mai avuto occasione di dirti grazie. Per la bambola. Oh. Figurati. So che ti fanno piacere queste cose. È stato un gesto gentile. Le volte che ho ricevuto un dono da qualcuno senza qualcosa in cambio si contano sulle dita di una mano.
Wow. Il Natale a casa di Thanos doveva essere agghiacciante. Ma è poco ma sicuro. Thanos non era un tipo generoso. Tutto era un gioco psicologico per controllarci. Regali inclusi. Ecco perché non sono mai stata molto brava a ringraziare. Secondo Mantis devo lavorarci un po' su. Come hai conosciuto Mantis? Grazie a una delle sue predizioni assurde o cose così? Non esattamente. E tu come hai fatto? Io forse ci ho provato in un bar con lei una volta. E com'è andata? Bene, fino a quella cosa assurda con le antenne. Quasi mi aspettavo che iniziasse a ripetere Etrom, Etrom! Etro che? Lascia stare. Il punto è che è matta col botto, molto. Sexy, ma matta. E guarda caso è tua amica. Sì, beh, quella matta mi ha salvato la vita. Qualche anno fa, qualcuno mi attaccò di sorpresa, un assassino. Mi ha quasi uccisa. Mantis si trovava nel posto giusto al momento giusto. A quanto pare è un'abitudine. Già. Non avevo idea di avere così tanto bisogno di lei nella mia vita. Prima di incontrarla ero così... sola. Dopo la guerra la resistenza si è sciolta. Richard Ryder si è buttato in politica e l'unimente non aveva bisogno di me. Di un'assassina? Qualcosa del genere. Thanos ha fatto di me un'arma, non una che porta pace. Un'arma rimarrà sempre tale, giusto? È per questo che Mantis ha parlato di impulsi suicidi. Perché lo capisco. Prima o poi ci siamo passati tutti. Diciamo che sono riuscita a superare quella fase. Grazie a Mantis. Mi ha mostrato un'altra via. Un luogo dove forse potrei essere utile. Che genere di regali vi faceva Thanos? Armi, veleni, quel cavo metallico che usi per strangolare la gente? Ci regalò bambole. Una volta. Stupide e orribili, da Xandar. Wow, ok. È stranamente femminile. Beh, non posso esserlo. Ma no, solo... ero sicuro che vi regalasse coltelli o cose così. Come ho detto, amava i giochi psicologici. Non era solito essere... gentile. Non avevamo una cameretta, eppure c'erano quelle bambole. Inutili. Ed erano nostre. Ce l'hai ancora? Cioè, è nella tua collezione? No. Ho perso quella di Thanos quando avevo 6 anni. Era la bambola più brutta che avessi mai visto. Ma quando l'ho perduta ho pianto. Nebula mi sentì. Adorava la sua bambola e sapevo che ne voleva un'altra. Così, quando è venuta a vedere, iniziamo a litigare. Per la gioia di Thanos. Ci ha viste litigare e ha visto le mie lacrime. E ha riso. Le bambole erano solo una lezione. L'importanza di non affezionarsi troppo. Non contento, per rincarare la dose, ha preso la bambola di Nebula e l'ha bruciata. Ma è... non è possibile. Nebula non capì il motivo del gesto, ma in qualche modo diede la colpa a me. Ho iniziato a collezionarle qualche anno fa. Quando ho capito che non l'avrei mai più rivista. È sciocco, ma credo di farlo per lei. Wow. Sono felice di averla comprata. E posso assicurarti che i miei regali non si portano dietro secondi fini. Sei una parte importante di questa squadra. Grazie, Peter. Per davvero. Va bene. Le onde della calma mi cullano.
E... via. Non funziona in questo modo. Oh, Gamora! Ti sei messo a meditare? Io? No, ma... sono tempi difficili e sono un po'... sotto pressione. Ti capisco. Per Ala, se ti capisco. Quindi... questo come si usa? Se Rocket, sai, dovesse chiedere. Prima di tutto, non basta tenerlo in mano. Serve un posto comodo dove puoi sederti, dove puoi rilassarti restando vigile e... ascoltare il respiro. Serve pratica. Molta. Sì, è più faticoso e impegnativo di quanto non sembri. Come tutte le cose importanti. E tu come fai? È una delle prime cose che mi ha insegnato Thanos. Ma è vivendo coi preti di Pama che ho capito quanto fosse... limitato il suo concetto di meditazione. Come sei finita a vivere con i preti di Pama? Non sono esattamente il tuo genere, con la storia del pacifismo. Me li ha presentati Mantis l'anno scorso, quando dovevo guarire. Hanno utilizzato metodi inimmaginabili. Metodi? Quali? Credo si possa dire che fossi spezzata. Thanos, la guerra, l'essere un'assassina. Ero esaurita. Quando Mantis mi ha portata lì, volevo arrendermi. Cioè, io ero disperata. Senza nessuna possibilità di redenzione. Pensavo mi meritassi la morte. Ma non sei... morta. No. C'era questo... ragazzo... Akan. Quello che hai abbracciato. Akan era come me. Smarrito. Perse i genitori in un incidente. Lui era aggressivo, ribelle, l'esatto opposto di un pacifista. I preti pensarono che affrontare i problemi insieme ci avrebbe fatto bene. E fu così? All'inizio, non proprio. Era un gran rompiballe. Ma... col tempo abbiamo iniziato a fidarci. Thanos mi aveva insegnato a meditare in modo funzionale, ma non in modo spirituale, così... così da poter affrontare il mio trauma. L'affetto per Akan... ecco, mi ha fatto riflettere ed elaborare. Grazie al supporto reciproco siamo stati in grado di sconfiggere i demoni. Non ce lo vedo proprio, Thanos che medita. L'ho sempre immaginato come... come un tiranno egoista. Oh, ma lui lo era e come. Comprese però che quella pratica gli avrebbe portato molti vantaggi. La concentrazione? Concentrazione, più consapevolezza, resistenza al dolore. Ha elaborato degli esercizi, giochi divertenti per poter addestrare me e Nebula. Ma la parte peggiore è che non capimmo finché non fu troppo tardi. Che intendi? Thanos ci plagiò con la meditazione. Ci trasformò in armi ben focalizzate. Completamente indifferenti al tipo di richieste. Come uccidere? Assassinio è soltanto un sinonimo di omicidio. Come ve la siete cavata? Con l'umorismo. Battute stupide che ci inventavamo mentre... uccidevamo. Brutte erano meglio. Io pensavo che avessi solo un pessimo senso dell'umorismo. Beh, è così. Ma era un modo di sopravvivere. E insieme ci siamo riuscite. Era una specie di nuova gara solo tra me e Nebula. Su chi avrebbe fatto ridere l'altra. È davvero perverso, ma anche stranamente tenero. Sì, beh, le battute non sono certo sufficienti a far tacere la coscienza. Wow. Non credevo che la meditazione fosse così... intensa. O benefica? Beh, sì, anche. Dovrei fare una prova prima o poi. Ma ho un po' paura di quello che potrei scoprire. Chi lo sa? Potrebbe sorprenderti. Come è successo a me? Sì, forse. Le spalle dolenti. Sì, Mantis pesa più di quanto sembri.
Cosa c'entra con l'indolenzimento? Nella grotta l'hai portata sempre sulle spalle, fino a casa di Pepita. Davvero? Forse ci dovremo occupare della chiesa su Nowhere. Siete pronti? Io sono Groot. È preoccupato per il cane. Dice che col suo aiuto sarebbe più facile. Non credevo che Cosmo avrebbe ceduto la sua stazione alla chiesa, ma se hanno la corteccia... È un canide solitario contro un esercito di convertiti. Questo spiega perché non siamo riusciti a contattare Cosmo. Io sono Groot. Se non rispondi, va a finire che ci vaporizzano. Penso io a questa comunicazione. È tutta tua, bello. Salve, viaggiatore. Hai accettato la verità della promessa divina? Certamente. Sono qui con mia moglie e mia figlia morte da tempo. Ringrazio la matriarca per il suo dono. Che la promessa sia mantenuta. Puoi atterrare allo spazioporto. Tutti quei bar e le sale scommesse. E gli spaghettini? Forse non è così male come sembra. Immagino sia anche peggio. Breaker raduna le truppe, mentre noi aspettiamo pacifici. Vado più veloce che posso, Lingot. Ma che cavolo! Tra! Ha lasciato il bozzolo e si crede una farfalla. È un vero uomo d'azione. Speriamo solo che tenga occupata la chiesa mentre cerchiamo Nicky. Chi si aspettava che fossi in grado di fregare la sicurezza, palestrato? Sono portato per l'inganno. Ci vorrà ben altro per raggiungere la corteccia di Continuum e salvare Nicky. Soprattutto dopo la scomparsa di Lingotto. Non dovremmo cercarlo. Il tempo stringe, per salvare la ragazza non dobbiamo distrarci. Drax ha ragione. Speriamo che Warlock riesca ad assestare qualche colpo. Allora, battaglia finale contro Raker. Questa volta lo farete a pezzi. Assolutamente. Non ce ne andremo senza Nicky. Per la cronaca, farò tutto il possibile per salvare quella ragazza. So che per te è importante. Abbi cura della Milano, ok? Assicurati che sia ancora qui quando torneremo. Sa che tua figlia è messa male, Quill. Sua madre è morta, amico. Se Warlock dice il vero, la cosa che ha dentro usa la morte di Corel per manipolarla. Ho capito. Non sarà facile tirarla fuori, ma proverò a costo della vita. I bastardi pagheranno per quello che hanno fatto a Nowhere. E a Contraxia. E per tutti i morti e i convertiti, eccetera. Io sono Groot. Groot dice che farà qualsiasi cosa per salvare tua figlia. Sai una cosa? Questo credo di averlo capito. Io sono Groot. Anch'io. Voglio pestare quei bastardi in accappatoio. Pronto, Drax? Sì, ho le lame taglienti come la lingua del roditore. Era una metafora? Una similitudine. Volevo solo assicurarmi che non avessi effetti residui della promessa. Ho visto la sua malvagità. Il Magus e la Chiesa saranno fermati.
Facci dentro, salviamo Nicky. Peter? Ok. Tranquilli? Ci penso io a questi tizi. Benvenuti, viaggiatori. Siete qui per assistere al compimento? Al cosa? Il realizzarsi della promessa della matriarca. L'inizio del nuovo mondo. Privo di morte, dolore o paura. Dovreste esserne a conoscenza. Non siete passati dai controlli prima di arrivare? Cosa? Ma certo che sì. E perché non sapete del compimento? C'è qualcosa che non va. Fermiamo questi eretici! All'attacco! Pregare che il nuovo mondo sia senza morte, dolore o paura. Io li ammazzo tutti per quello che hanno fatto qui. Si sono dati da fare con la ristrutturazione. Un motivo in più per andare alla corteccia e trovare Nicky. Più in fretta. Ammesso che troviamo la ragazza, come spezziamo il legame con il Magus? Non possiamo. Che cosa? La torre di Cosmo è spenta. Solo perché qui non è mai stato buio. Tra quelli che ci stanno sparando c'è anche la sicurezza di Nowhere. Non lascia ben sperare per il cane. Non sono un fan del cagnaccio, ma un telepata ci avrebbe fatto comodo. Il fatto che la torre sia spenta non vuol dire che Cosmo sia morto. L'ultima volta che siamo stati qui ha messo KO me, Gamora e Drax e i cacciatori di Lady Hellbender, senza alcuno sforzo. Dobbiamo avere fede che stia bene. Avere fede? Davvero, Peter? In questo luogo sono conservate abbondanti scorte.
terrore di ciò che troveremo al mercato. La stessa cosa che abbiamo visto all'arrivo. Sì, ma da vicino. A volte Nowhere faceva davvero schifo. Razzo! Laggiù! Ce ne sono un casino. Speravo che qui in pochi avrebbero accettato la promessa. Tutti desiderano ciò che non possono avere. Già, ma questi ladri sospettavano di chiunque cercasse... Non lo so, Rocket. Come dice Gamora, tutti desiderano qualcosa. La Chiesa personalizza l'offerta caso per caso. Temo che la maggioranza accetterà. Oppure moriranno. Non è una decisione facile. Le dannate batterie di fede sono ovunque. Come sulla Halas Hope. Forse c'è un altro cannone laser gigante nella corteccia di Continuum. Per assorbire la fede da più mondi in contemporanea. È possibile. L'energia non carica queste batterie. Si stanno svuotando. Quindi alimentano qualcosa. Così sembra. Alla fine di questa storia racconteremo a un Rapsodo tutte le nostre avventure. A un chi? Sono i custodi della tradizione cadochiana. Sarà una storia epica. Ok, forse li abbiamo colti di sorpresa. Tu vieni qua, sta peste! Temono la morte. Ma il dolore lo sentono comunque. Se solo conoscessero la verità. Era una palla molto convincente. Stiamo disturbando la ristrutturazione, ragazzi. Più proseguiamo, più aumentano le batterie. Centinaia di unità sono legate al compimento. Il prete ha detto che stavano riportando... Nessuno torna dalla morte, soprattutto dopo aver salvato Nicky. Stavo pensando alle parole di Warlock. Quali? Non ha smesso di parlare da quando l'abbiamo incontrato. Di come Nicky e Quinnus potrebbero essere troppo legati per riuscire a salvarla. Ha detto così... Si fa capire meglio la donna insetto. Da questa parte! Forse possiamo infilarci di qua! Dovremmo essere al bar di Mantlo, lo vedete? Non direi, ci sono troppe macerie in mezzo. Non si può oltrepassare il muro. Dall'altro lato potrebbe aspettarci qualche bastardo. In effetti... Peter, trova un... Attenzione! Peter! Non è servito a niente. Al diavolo, io mi butto. E che si fa coi fanatici? Gamora, ora dovresti riuscire a usare la spada. Vuoi darmi una spinta? Speriamo che regga. Che cacchio! Non il mantlo! Oh. Guarda qua. Si va sul personale qui. Peter, andiamo! So che amavi molto questo posto. Era l'unico luogo della dannata galassia in cui ci si sentiva al sicuro. Cioè, a parte le risse e le retate della sicurezza e i cacciatori di taglie. Gli dedicheremo un brindisi, ma ora dobbiamo muoverci. È strano che la Chiesa abbia conquistato la corteccia. Abbiamo più notizie di Chiomadoro da quando si è buttato dalla nave. Adam Warlock. Sarà spiattellato da qualche parte nella città passa. O è stato raccolto da qualche pazzo di passaggio. O magari non sta davvero dalla nostra parte e attende l'occasione per attaccarci. Comunque, a che ci serve l'ingotto? Andiamo alla grande anche senza di lui. Io non andavo alla grande. Il Magus mi divorava l'anima. Ricordi male? Warlock è più forte di tutti noi. E ha un ottimo motivo per odiare Raker. Quindi ti bevi la cosa dell'anima divisa in due? Dico solo che se c'è qualcuno che può tenere testa a Raker, è lui. E se vogliamo fermare il rito, dovremo levarci di torno il grande unificatore. Vuoi buttarlo nel tritacarne per guadagnare? Arrivano altri bigotti! Spazzeremo via come zanzare! Subite la mia ira!
Siamo a un punto morto. Qualcuno in modo particolare? Ho già visto questa desolazione su Nowhere. Ma che dici? Quando? Esplorandola la mattina molto presto è sempre così deserta. Oh! L'Emporio era proprio qui. La chiesa l'ha distrutto. Ne dubito. Collezionista avrà levato le tende al primo segnale di guai. Anche prima. Sembra che la chiesa voglia tenerci a distanza. Non ci riuscirà. Oh! Ancora nessun segno di Warlock. Considerando da dove è saltato, sarà già nella città bassa. Ridotto in pezzi. Improbabile, si è rasato magicamente quando non guardavamo. Chissà se Cosmo manterrà il controllo della stazione finito questo casino. Oh, accidenti, Rocket me ne aveva parlato. Farai i salti dalla gioia. Sentite qualcosa? Tipo una cantilena? No. Ero sicura. Attento, Peter Quill. Ragazzi, guardate giù. C'è fin troppa luce. Pensate che sia il condimento, vero? Ma potrebbe essere solo lo scarico dei cavi. Qualunque cosa stiano facendo, deve parecchia energia. Avranno alimentato la flotta così per raggiungere la Mantis? La corteccia lo gestirebbe senza mani. Forse Raker vuole rianimare la testa del Celestiale. Riportarla in vita. E se volesse trasformarla in un'astronave? Questa roba è morta stecchita. Non c'è verso che torni in vita e che salti nell'iperspazio. Dicono che i celestiali si nutrano di iperspazio. In ogni caso dobbiamo andare nella sottocittà per cercare la ragazza e bloccare tutto. Ed essere pronti a gestire la loro reazione. I convertiti saranno pronti a morire per riportare in vita coloro che amano. Il che è abbastanza ironico se ci pensate. Cosmo non è da quella parte. Laggiù potrebbe esserci qualcosa di utile. Groot? Ah, il cuore malfamato del cuore malfamato. Sai che i bracconieri si divertivano da queste parti? Per questo c'è questa puzza? Già, bestie putride da Maclo 4. Speravo di trovare delle overbike qua giù. Perché mai? Il parcheggio non costa un occhio. E poi a volte si devono fare consegne speciali senza farsi notare. Ti ci puoi infilare? Sì, vediamo dove porta. Dunque, se ci fossero state le overbike? Saremmo saliti a bordo per volare nella città bassa. Io e Groot lo facevamo regolarmente. Là, dovrebbe essere sicuro. Dovrebbe. Grazie al razzo gli stivali impermeabili. Niente? Punto morto. Continuiamo prima che Nicky arrivi allo stesso punto.
livello di cooperazione è in crescita. Siamo una grande squadra. Sì, certo, Drax. Siamo una famiglia dannatamente felice. Che fai con quella robaccia? Non è robaccia. Ammirate il forza della sua luce! Vai a mangiarci! Bene? Benissimo. Ok, non va bene per niente. Gamora, ehi, aspetta un attimo. Perché? Così altri bambini saranno sacrificati nel nome di Raker e della sua chiesa? No, certo che no, è solo... Solo cosa, Pete? Non lo so. Respira. Ogni singolo minuto perso. Non c'è tempo per respirare. So che Raker ha risvegliato brutti ricordi. Thanos non c'entra niente! È per Nikki, per ciò che uomini come Raker e Thanos fanno alle ragazzine, come me. E mia sorella, se fossi stata capace di proteggere Nebula, forse... forse non sarebbe morta.
Wow, cosa? Nebula è morta? Come? Chi è stato? Dimmelo, così vado a stringergli la dannata mano. Io. Hai ucciso tua sorella. Hai visto lei nella promessa della matriarca? Così ho capito il trucco. La nebula che conoscevo si era trasformata in un mostro rancoroso e vendicativo. Non si sarebbe fermata se non l'avessi uccisa io. E l'ho fatto. Ma non credevo di sopravvivere. Perché non ci hai mai detto nulla? Perché non è l'ideale per rompere il ghiaccio. Ehi, sono Gamora. Ho ammazzato mia sorella. Facciamo amicizia. Certo che no. Chi vorrebbe un mostro al suo fianco? Chi lo vorrebbe in una squadra? Una squadra in cui mi trovo più o meno bene. Dopotutto. Io detesto Nebula, quindi per dire la verità, cosa? Sto dicendo che non cambia nulla. In realtà cambia tutto. La donna più letale della galassia ha appena ammesso che ci vuole bene. Non è vero. Sì, invece. L'hai ammesso subito dopo aver detto che hai ucciso tua sorella. Ho detto mi trovo più o meno bene. Che per i Catatiani è una dichiarazione d'amore. Ho detto amicizia. Ok, cambiamo argomento? Concordo, non potrei reggere un'altra dose d'amore. Ti accettiamo, Gamora Zen Woberi. Praticamente siamo sposati. Che cosa disgustosa. Va bene, direi che ci siamo riposati abbastanza. Ora andiamo a ostacolare il capo di una setta? Andiamo!